Inizio ai lavori dell'incontro odierno. Io dirò qualche parola introduttiva all'inizio della prima sessione e passo subito la parola al dottor Vincenzo Oliveri, presidente della Corte di Appello di Palermo. Grazie professore Fiandaca. Nella mia qualità di rappresentante della magistratura del distretto di Palermo sono onorato di porgere a tutti voi il mio caloroso saluto e un benvenuto a questo convegno che si presenta, devo dire, molto intrigante. Leggendo già il titolo Ripensare all'antimafia uno ritiene di fare tante riflessioni. Questo convegno credo che si riallaccia a quello dell'anno scorso che riguardava proprio le confische e i sequestri e il modo di gestire i beni confiscati e sequestrati. Già l'anno scorso sono state evidenziate una sequela di criticità per cui diciamo, verrebbe quasi voglia di dire che tutta l'azione che la magistratura, che le forze dell'ordine stanno conducendo da parecchi anni a questa parte per sottrarre potere alle organizzazioni mafiose attraverso la sottrazione di beni immobili e di aziende rischia un pochettino di precipitare, specialmente nell'attuale quadro politico che dà molte incertezze perché magistrati e forze dell'ordine combattono la mafia, ma credo che di prevenzione ancora se ne parli molto poco. L'azione repressiva e preventiva fatta dalla magistratura non trova nessuno spazio nella crescita sociale dell'economia e questo è molto importante nell'epoca attuale perché chiudere un'impresa di una certa rilevanza significa togliere posti di lavoro, significa abbattere ancora quello che è il livello economico nazionale. Ecco, ripensare l'antimafia credo che questo sia proprio l'obiettivo principale di questo tema e devo, se mi consentite, devo ringraziare innanzitutto il DEMS che è da anni che porta avanti tutto questo, questa iniziativa per cercare di fare ordine in tutta questa materia. Devo ringraziare anche i formatori della Scuola Superiore della Magistratura che d'intesa col DEMS collaborano anche in questa direzione. A nome di loro porgo anche il mio caloroso saluto a tutti voi. Io non riterrei di addentrarmi molto sull'argomento perché sarà meglio sviscerato dagli illustri relatori che si confronteranno su questo tema fondamentale. Auspico comunque interventi legislativi di una certa rilevanza. Non vedo qui presente se non pochi parlamentari con i quali insomma credo bisognerebbe instaurare un dialogo molto più franco. Noi abbiamo un'agenzia nazionale della gestione dei beni confiscati, un'agenzia che funziona male, lo sappiamo tutti, lo ripetiamo da un sacco di tempo, funziona male per la sua strutturazione, perché non ha personale adeguato, non ha personale tecnico che dovrebbe gestire, ecco, le capacità manageriali, che dovrebbe gestire le aziende per cercare di salvarle. Certo, vi sono aziende a forte capitale mafioso che credo che non si possano salvare perché vivono e continuano a vivere nell'illegalità,
ma ci sono aziende che possono essere salvaguardate e soprattutto avviate in quel processo di rinnovazione, perché la sfida di oggi, di questo periodo è proprio quella che il salvamento delle imprese significa anche creare non solo occasioni di lavoro, ma anche pensare ad un recupero dell'illegalità. In questo senso auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Grazie Presidente Oliveri per il suo intervento e anche per il suo augurio di buon lavoro. E allora do la parola a Nino Fasullo, sacerdote e uomo di cultura e direi anche promotore di cultura, che rappresenta uno dei pilastri storici anche dell'impegno antimafia nel nostro contesto. Prego. Grazie, non per le esagerazioni però, e quindi grazie per questa possibilità di dare un saluto proprio, un saluto che è un augurio per questa iniziativa. Grazie agli organizzatori che si sono fatti carico di organizzare, di mettere ordine anche nei discorsi da fare. E ricordo di portare così i saluti di due realtà. La più giovane è quella che abbiamo iniziato 20 anni fa, ricordo era l'anno della morte, della strage di Falcone e Borsellino e di tutti quelli che l'avevano preceduto. Là in via Badia abbiamo dato, c'era il professore Fiandaca, il professore Corsi e altri amici, l'iniziativa di parlare, di formare i giovani laureati in giurisprudenza per fare la scuola intitolata a Sant'Alfonso, che fu nel Settecento avvocato per 10 anni, poi fu dottore della Chiesa, insomma uno dei grandi, il più grande del Settecento italiano sul piano teologico e pastorale. E ci sono aspetti del pensiero di quest'uomo che bisognerebbe mettere in evidenza in altri modi. Quindi il saluto poi era di un'altra realtà, che è la rivista Segno, che ha 40 anni quest'anno, 40 anni di incredibili 40 anni, perché sono sorprendenti come si possa riuscire in una realtà come la nostra, così difficile, così gratuita, così provvisoria, a vivere sempre sul filo dell'oggi e dell'ora. La precarietà, ce l'abbiamo fatto, come quella cosa del Vangelo, dice: non pensare a cosa vestirete e mangerete domani, perché a ogni giorno basti la sua pena. Bene, questo convegno è davvero un'occasione preziosa, a me pare, e parrà a tantissimi, proprio per il motivo di ripensare a un'esperienza che ormai anche molto sperimentata appunto, proprio in questa città, per le iniziative dal basso. La rivista Segno nel suo piccolo, ma con tanti amici, perché l'esperienza di Segno è un'esperienza corale, vostra, cioè vostra, dico, della città, di tanti studiosi, di tanti professori, di tanta gioventù, di tanti studenti, e che è riuscita a accumulare 40 anni che è espressione di una costanza, di un impegno di carattere culturale, diciamo, e etico. Quindi la rivista Segno ancora esiste e porta avanti questo bisogno. E poiché una rivista cammina nel tempo, è un periodico, sempre si pone e ripropone i problemi, gli stessi, si fa le domande e le fa con gli altri. Quindi noi siamo adusi, siamo aperti, sensibilissimi, si dirà, al bisogno di ripensare le cose, di ripensare gli approcci, gli schemi, le iniziative, perché ci troviamo in una città grande, in una realtà varia, con molti bisogni, con molte illusioni, con molte cadute, con molte delusioni.
Da non molto si è fatto in queste città un convegno sull'incanto e il disincanto, facilmente qualcuno anche la chiama disfatta. E dunque è molto opportuno, molto interessante, speriamo che abbia l'eco, che raggiunga anche non solo chi studia in maniera professionale, in maniera tecnica queste, i problemi connessi al fenomeno mafioso, ma anche possa essere divulgato in modo adeguato nella città e a chi è interessato naturalmente a questo tema. Io credo che una cosa che mi auguro è che da questo convegno alla fine diciamo, possa emergere sempre la domanda costante: ma che cos'è la mafia? Ma che cos'è veramente l'organizzazione criminale? Che ben conosciamo, che c'è, che è innegabile, che è tremenda, che contro la quale bisogna organizzarsi, resistere, eccetera, eccetera. Ma in fondo che cos'è? Lo sappiamo davvero? È una domanda sempre nota. Siamo sicuri di essere sicuri? Io immagino che quelli che sono con le ricerche, sarebbe quotidiane, di ascoltare testimonianze, eccetera, alla fine sempre si chiedono: ma che cos'è veramente? Perché è un fenomeno così intrecciato con le esperienze sociali, con le esperienze religiose, con le esperienze lavorative, eccetera, che se non si torna davvero a riporsi la domanda: ma che cos'è veramente? Ed è un punto, non si va molto lontano, diciamo, è davvero, io ne sono convinto, è davvero importante fare cadere sistematicamente la domanda: ma che cos'è? Davanti a quale fenomeno ci troviamo? Abbiamo identificato bene le cose? Conosciamo la genesi, le ragioni del fenomeno che noi chiamiamo mafia? L'ultima cosa che vorrei dire, proprio sempre in termini di saluto e mai di approfondimento, perché ci vuole il tempo e la competenza che non ho. Dunque, noi abbiamo 40 anni, 30 anni di esperienza più o meno attiva, nessuno di noi può dimenticare come in questa città il movimento, cioè l'opposizione, l'uscire dalle case, uscire dalle aule scolastiche, scendere sulle strade, nelle piazze, a dire no allo scempio, all'oscenità, alla vergogna di sporcare le strade, le piazze, del sangue umano, una cosa, permettete, che fa impazzire. Non è possibile. Ruba come vuoi, si fa per dire, ruba, eccetera, ma non uccidere, non levare la vita a nessuno. E questo fatto, forse questa città, io credo, lo ha avvertito, lo sta avvertendo. Emerge, perché non si può stare davanti a questa esperienza. Io ricordo che facevamo, cari amici, questa si fa ancora, questa rivista Segno, e cioè, ogni lunedì noi continuiamo a riunirci sulla rivista Segno. Arrivava qualcuno, dice, ah, ed era sconvolto perché aveva assistito a un delitto davanti al sangue. Il sangue è sconvolgente, non è una bottiglia di spumante per far festa, un uomo in una porta, e c'è stato in questa città, perché ricordo che nella storia della mafia, come molti di voi ci hanno insegnato studiando, scrivendo libri di storia e libri di, che attorno al fenomeno mafioso sempre c'è il sangue, sempre. Per cui oggi spunta una domandina timida, ma è pura domanda: e quanto non ci fosse, o calasse, o diventasse rado, dov'è la mafia? C'è ancora? È cambiata? E cosa è diventata? La dobbiamo chiamare ancora mafia? Sono domande che io penso, in un'occasione come questa, così meritevole
e ringrazio davvero ancora per l'iniziativa, non tanto per aver invitato me, che sono l'ultimo della... organizzare un'occasione con questo tema del ripensamento, del riveder le cose, perché c'è da chiedersi, ma tutto abbiamo fatto bene, ma abbiamo capito? Perché il fenomeno è grande, riguarda Palermo, la Sicilia e anche il paese. Grazie allora per questo piccolo saluto, accoglietelo come espressione di un interessamento e di una partecipazione, dunque involgimento secondo le forze modeste che io, quella piccola rivista, anche la scuola più importante, perché abbiamo tanti giovani che hanno conseguito i titoli degli uffici, lavorano, l'hanno assunto ed è stata una cosa bella, è stata un'espressione come questa, una tappa del cammino di una città, di una cultura che qui fa. Grazie a voi e alla vostra partecipazione. Grazie al professore. Nino, noi ringraziamo padre Nino Fasullo e darei la parola a Sabrina Sansone, presidente dell'Associazione Culturale Studentesca Contrariamente. Grazie, innanzitutto ci terrei a ringraziare sia il professore Fiandaca che il professore Visconti per la possibilità che ha dato a me e alla mia associazione di essere qui presenti questa mattina. È una grande gioia per noi essere qui presenti, infatti, perché dare il contributo ad un'iniziativa così importante come quella che si sta svolgendo oggi per noi è veramente di fondamentale importanza. Proprio il 4 aprile di 10 anni fa, da un gruppo di folli ragazzi di giurisprudenza con un sogno, quello di cambiare la propria facoltà, è nata Contrariamente. Contrariamente che proprio da statuto ha come messaggio quello della legalità e della lotta alla mafia. Il loro progetto poteva sembrare azzardato, folle, forse anche un po' troppo impegnativo per dei ragazzi di quell'età, ma a distanza di 10 anni, con tutte le iniziative che sono state svolte, essendo l'associazione più rappresentativa nella facoltà e nell'Ateneo Palermitano, posso dire che quel gruppo di folli aveva ragione. E la dimostrazione tangibile infatti sono tutte le iniziative che noi in questi 10 anni abbiamo svolto. Come potrete trovare all'uscita c'è questo opuscolo che appunto vede una serie di iniziative che stiamo organizzando per celebrare questi nostri 10 anni di attività, all'interno della quale troverete anche un'iniziativa che stiamo organizzando per giovedì 10, dove Contrariamente appunto ha collaborato con Rai Storia per la serie Diario Civile, che è appunto presentato dal dottore Roberti, dove alcuni nostri ragazzi hanno contribuito. È stata un'esperienza altamente formativa per noi, è veramente di una grande importanza, perché la voce dei giovani ancora una volta viene ascoltata, finalmente la voce dei giovani passa e viene sentita, viene ascoltata. Una delle ultime iniziative che stiamo facendo è appunto la richiesta dell'intitolazione dell'Ateneo di Giurisprudenza a Falcone e Borsellino. È paradossale come la facoltà di giurisprudenza a Palermo, dove appunto questi illustri magistrati si sono formati, dove hanno camminato, dove hanno vissuto, non sia intitolata a loro, non abbia uno spazio dedicato a loro. Al momento questa richiesta deve essere vagliata dal Consiglio di Corso di Studi e si terminerà appunto con l'intitolazione di questo atrio giorno 23 maggio appunto a questi due magistrati. E per noi è ancora una grandissima soddisfazione, perché non si parla mai abbastanza di antimafia, non si parla mai abbastanza di come noi giovani potremmo dare un contributo per cambiare la nostra terra. Quindi ancora una volta voglio rinnovare il mio ringraziamento per la possibilità che noi abbiamo avuto quest'oggi, perché veramente c'è emozione e speriamo che queste attività non siano attività sporadiche, ma siano veramente degli incontri che noi ci impegniamo a realizzare e portare avanti questo messaggio. Grazie. E allora, conclusa questa prima fase degli interventi di saluto, passerei alla prima sessione dei lavori.